Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha Aloha ed oggi volevo fare un video per parlare dell'arrivo di Fire Force e più in generale dello stato dell'animazione giapponese in Italia. È un argomento del quale parlo discretamente spesso e del quale ho già fatto dei video in passato. Nello specifico mi ero già occupato di questo argomento quando arrivò ben 6 anni fa Fairy Tail su Rai 4 e ancora 3 anni fa quando arrivò invece My Hero Academia su Italia 2. E ho affrontato questo argomento anche in un'ottica più generale giusto qualche mese fa ad aprile, quando parlai di questo fenomeno di crescita che appunto sta attraversando il settore dei manga appunto e degli anime nel nostro paese. Incredibilmente però, nonostante siano passati solo pochi mesi, devo dire che in questo periodo le cose sono ulteriormente migliorate e l'arrivo di Fire Force è un pretesto ottimale per me per aggiornare questa discussione e per arricchirla di nuovi dettagli. Vi dico fin da subito di conseguenza che, come premessa diciamo in generale al video, non parlerò tanto e nello specifico di Fire Force, perché si tratta di una serie che mi interessa fino a un certo punto e che sicuramente proverò a guardare stasera, ma più per supporto al progetto in sé che non appunto verso la serie vera e propria. Certo, la guarderò anche un po' per curiosità, ma comunque è una cosa della quale non mi sono mai interessato prima e non ho mai letto neanche il manga, per dire. Perché però secondo me si tratta di un arrivo importante. Questo 2021 è sicuramente stato ricco di annunci significativi. L'anno era partito alla grande con quello di Bleach su Prime e ce ne sono stati tanti altri, come quello di Hunter x Hunter su Vid, seppur finora solo sottotitolato. E questi erano degli annunci importanti perché si trattava comunque di serie discretamente vecchi o comunque di sicuro non recenti. Non era lo Shaman King che adesso viene proposto su Netflix, ovviamente. Ma l'arrivo di Fire Force mi colpisce ancora di più ed è secondo me la dimostrazione ulteriore che stiamo vivendo un periodo particolarmente positivo per quanto riguarda l'animazione giapponese nel nostro paese. Siamo tutti d'accordo che il motore trainante in questo momento per la diffusione di anime in Italia sono le piattaforme in streaming, Netflix, Prime, eccetera eccetera. Eppure se addirittura un prodotto come Fire Force, completamente inedito, arriva sulla TV tradizionale, secondo me questo è sintomo che la situazione sta migliorando un po' su tutti i campi. Anche qui naturalmente la tavola stava venendo apparecchiata un po' da diverso tempo. Abbiamo visto come nel corso dell'anno fossero arrivate le nuove stagioni di My Hero Academia e di Naruto Shippuden proprio su Italia 2. Ma è il fatto che si tratti secondo me proprio di Fire Force che rende l'annuncio così interessante. Perché di fatto si tratta di una serie che, forse io mi sbaglierò in questo, però non si tratta di una serie che a mio avviso è super mainstream o comunque di enorme successo come altre. E di conseguenza l'idea che venga trasmessa su Italia 2 una serie di medio profilo, per così dire, comunque non sconosciuta ma neanche così popolare, mi spinge a pensare che la situazione stia andando davvero bene. Nell'ottica e nella speranza naturalmente che questa non sia l'unica serie inedita che possa essere trasmessa su Italia 2 da qui ai prossimi 2-3 anni naturalmente. Però come dicevo poco fa, anche questo è un dato da non sottovalutare. Nell'ultimo periodo siamo tornati ad avere una programmazione sistematica di anime anche in TV. E se è vero che non torneremo mai ai fasti di un tempo con MTV e poi con Rai 4, almeno per un determinato periodo di tempo, visto che comunque i tempi sono cambiati, la TV tradizionale non tornerà mai ad avere quell'importanza così forte, è anche vero che un palinsesto piccolo come quello di Italia 2 può comunque fare la sua parte ed è sicuramente qualcosa che negli ultimi anni avevamo completamente perso, perché dopo l'abbandono di Rai 4 sembrava che veramente non ci fosse più speranza per nessuno, e quando arrivò My Hero Academia 3 anni fa per me non era altro che un fuoco di paglia, qualcosa che sarebbe nato e morto lì, insomma, nel giro di pochissimi mesi. Da questo punto di vista vi invito a recuperare quel video che tra l'altro si intitolava una cosa del tipo fallimento annunciato, proprio perché secondo me era una cosa destinata a non durare in un canale, Italia 2, che oltretutto sembrava dovesse morire in quel periodo. E invece le cose sono migliorate. Ne ho già parlato del perché secondo me molti stanno scoprendo gli anime in maniera più massiccia del passato e perché appunto il fenomeno in questo momento è particolarmente positivo. Le argomentazioni che avevo espresso nel video di aprile
le ritengo valide tuttora e quelle per l'appunto non mi sento di aggiornarle. Ma a quanto pare non sono solo le piattaforme streaming che stanno investendo sugli anime. Persino il settore dell'home video sta attraversando un periodo inaspettatamente positivo. È un settore chiaramente che viene sempre bistrattato e denigrato, che lo si dà sempre per spacciato. E chi come me compra DVD e Blu-ray viene visto male perché è uno spreco di soldi e non ha senso spenderli per queste cose. Queste sono considerazioni che leggo sempre. Eppure ci ritroviamo con una lista di uscite mensili anche per quanto riguarda DVD e Blu-ray che io sinceramente fino a qualche anno fa mi sarei solo sognato. Insomma, il boom che stanno ricevendo gli anime nel nostro paese non sta riguardando solo le piattaforme e l'arrivo di Fire Force secondo me è significativo perché ci dà un po' la misura di questo successo. Se addirittura Mediaset torna ad occuparsene un po'. Certo, sicuramente c'è qualche accordo con Yamato Video che ha i diritti della serie eccetera eccetera, però io sinceramente mi spiego molto di più curiosamente l'arrivo di una serie come Fire Force rispetto a quanto mi spiegassi ad esempio l'arrivo di My Hero Academia 3 anni fa, che davvero mi sembrava una cosa completamente eccezionale, nata solo perché in quel momento Dinit doveva trasmettere l'anime in TV da contratto perché in alternativa non poteva pubblicare i Blu-ray. Insomma, stiamo attraversando un momento positivo e secondo me è giusto esserne consapevoli, ricordando a noi stessi come eravamo messi qualche anno fa, quando davvero in TV non c'era più niente. L'animazione appunto sulle piattaforme in streaming andava avanti un po' così a rilento e non era sicuramente ai livelli attuali e le uscite on video erano decisamente più scarse. L'unico settore che effettivamente ha perso terreno inevitabilmente è quello del cinema. Il cinema aveva conosciuto una crescita e una programmazione molto interessante a partire quantomeno dal 2013, ma si è necessariamente dovuto fermare col Covid e quello magari ci metterà più tempo per ripartire come prima. E anche per quanto riguarda la TV tradizionale, se è vero che abbiamo finalmente dopo tanti anni questo piccolo palinsesto su Italia 2, è anche vero che questo rimane un canale abbastanza secondario e che per l'appunto Fire Force è la prima novità comunque dopo tanto tempo, mentre dall'altra parte ad esempio la Rai continua a fregarsene e a non proporre nulla. Quindi io sinceramente mi ritengo ottimista rispetto a quanto non fossi in passato, nella speranza che questo palinsesto possa essere mantenuto e che possa portare ad altre novità appunto nell'immediato futuro, ma non voglio sbilanciarmi oltre perché naturalmente tutta questa situazione positiva comunque è nata negli ultimi mesi ed è ancora difficile capire quanto potrà durare. In quel già citato video di aprile molti erano stati prudenti nei commenti e mi avevano detto che era un fenomeno estremamente momentaneo e che poi la gente sarebbe tornata in massa a disinteressarsene. Non so se andrà effettivamente così, io ho i miei dubbi. Fatto sta che per ora stiamo andando nella direzione opposta, perché di annunci ce ne sono tanti e continuano ad esserci. Ripeto, ricordiamo come eravamo messi qualche anno fa e quanto era desolante la situazione degli anime in Italia in generale. Per il resto io probabilmente darò un'occhiata a questo Fire Force, giusto per farmi un'idea e per l'appunto un po' per supportare anche questa programmazione, nella speranza che possa appunto proseguire così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento, se anche per voi stiamo attraversando un periodo positivo che continua a rimanere tale o se invece magari siete più scettici del sottoscritto. Io personalmente in passato sono stato molto pessimista e quindi forse adesso, senza trionfalismi, mi permetto di essere un po' più ottimista. Per il resto ci vediamo nel prossimo video e aloha aloha.